Ciao a tutti, sono Massimo Varini e in questo video vi voglio parlare di un nuovissimo plugin prodotto da Eventide e Newfangled Audio. Si chiama Recirculate. Apparentemente potrebbe sembrare un delay, ma in realtà non è soltanto un delay, è un fantastico delay che ha nella sezione feedback e di filtri tutto quello che secondo me un delay dovrebbe avere. Adesso ve lo spiego nei dettagli dei vari controlli e poi ascoltiamo degli esempi su chitarre, tastiere e batterie. Eccoci. Eccoci qua, non perdiamo tempo. Allora, nella sezione alta abbiamo l'undo e redo, i due settaggi A e B che si possono copiare A su B per poter fare delle comparazioni molto velocemente. Abbiamo una library dove possiamo andare a salvare anche i nostri preset con dei tag per poi andarli a ritrovare. Una serie di preset, questi sono i miei preset. E ovviamente possiamo passare da un preset all'altro con delle freccine. La cosa più importante è quella proprio che andiamo ad uscire, che si trova qui. Con questo lucchetto andiamo a bloccare il mix, i tempi di eco e i toni del filtro. In questo modo, andando a ascoltare i vari effetti e i vari preset, teniamo fissi i valori di mix e i tempi del delay. Così, se dobbiamo provarlo su una nostra parte, non dobbiamo ogni volta andare a fare i vari setting, ma possiamo compararli direttamente. Ovviamente abbiamo attivo, insomma, queste sono cose che tutti i plugin hanno, l'input e l'output, eccetera. Allora, la cosa importante è questa. Noi abbiamo due tap che possiamo regolare separatamente, ok? Oppure che possiamo anche mettere insieme, sia dal punto di vista del delay che del feedback. Possiamo regolarli a mano seguendo le note, degli step, che quindi si deciderà se sono step fatti, quanti step sono per dividere il nostro delay e il suo feedback, oppure i millisecondi. Ok, quindi è molto facile, si può semplicemente trascinare il tempo del delay, in questo modo regoliamo il volume, in questo modo su questo asse ci spostiamo per il tempo. Io preferisco tenerlo sul valore delle note, tant'è che lo tengo sincronizzato con la sessione e preferisco muovermi qui su questa griglia con uno snap fatto a note. Posso decidere di usare le note puntate per muovermi già sui valori puntati, quindi avrò l'ottavo puntato, il quarto puntato oppure le terzine. Behavior invece è la parte molto interessante, perché tutta la parte dei filtri è la parte più interessante. Abbiamo filtro, il sound stage dove abbiamo degli effetti di spread, di spray in questo caso, ma se vado ad ascoltarlo sul standard abbiamo chorus, reverbero, carattere, questo character ci aiuta con del drive e con dei noise, e poi una parte dinamica. Importantissima è la parte che ci permette di portare il dry, quindi il segnale diretto, dentro a questi filtri per ottenere dalla diretta lo stesso suono che otteniamo dal delay e da tutti i vari feedback che girano dentro a questi behavior, ok? Andiamo ad ascoltare subito un pianoforte. Parte di pianoforte semplicissima, eccola qua, un po' sincopata per sentire l'effetto bene del delay. Attivo la parte di delay senza i filtri del mio preset che si chiama Dirty Deep Piano 2 più Dry e vi dirò perché. Metto in link il feedback, lo diminuisco, perché se non ho i filtri si sente tanto. Allora, a prescindere che posso linkare feedback, fare qualsiasi cosa, la cosa che mi interessa è sentire il filtro, ok? Che ovviamente posso anche automatizzare. Ho a disposizione questi shape sulle Q che posso ovviamente decidere di attivare o disattivare, così è meno evidente perché non ci sono quei picchi di risonanza, ok? Facciamolo così, un po' chiuso di sopra. Una parte molto importante è quello che posso mandare il dry dentro a questo filtro, quindi tolgo il delay. Eccolo qua. Quindi se faccio questo, sto lavorando sul dry. Così avrà lo stesso suono delle ripetizioni. Non è obbligatorio, ma potrebbe essere comodo. Ok? Ora vado a lavorare su Dynamic, che ci dà diverse possibilità. Uno Transient ci fa enfatizzare o deenfatizzare il transiente. Questa è una cosa tipica di Split EQ, di tutte le cose che escono da Eventide in collaborazione con Newfangled. Eccolo qua.
Mi raccomando, usare cuffie e concentrarsi sull'attacco del delay. Così è. Non c'è. Occhio che nei ribattuti diventa più forte il transiente e il suono si accorcia. Così invece diventa più diffuso perché tolgo l'attacco. Non ci parlo, passo da una parte all'altra, l'attacco sul feedback. Ok, compressione, posso anche esasperarla, siamo sempre sul feedback e questa parte si sente meno sul dry, e lavorare un po' sul gate, quindi andrò ad aumentare il feedback. Col ducking, che è una sorta di compressore in sidechain sul ritorno del delay, vado a pulire il suono dry. Ok, molto definito, può piacere o non piacere, ma è di più definito. Così lo lascio più naturale. Se faccio questo, ovviamente, avrò cura di abbassare un po' il feedback. Importantissimo il carattere drive, abbiamo diversi tipi di drive e abbiamo diversi tipi di noise, ad esempio il grit o il grind. Ok, drive, ovviamente questi vanno anche sulla diretta, così si sente la diretta pulita, feedback sporco, eccoli che lavorano. Se vado sui behavior, questa zona standard, lavoro su questo sound stage, ok? Lo attivo, dove ho a disposizione un chorus, un reverbero, dove ho altri parametri, ovviamente la lunghezza del reverbero, lo speed del chorus. Metto il reverbero. Una cosa interessante è poter chiudere il panorama stereo. Se usate delle cuffie, sentite, così è mono e così è stereo, ma posso decidere. Quando vado sui behavior, posso andare a lavorare sullo standard, pitch warp, granular o ping pong. Per questo ho fatto anche comunque dei preset che rendono l'idea. Vado su questo mio preset grain delay più dry. Eccolo qua il controllo di spray. Delay più normale, tolgo lo spread, ok, apro il filtro, ovviamente sono come behavior sul granular. Andiamo sulla chitarra. Chitarra, per non fare un video lunghissimo, vi faccio sentire direttamente questa chitarra che è molto semplice, chitarra attaccata nella scheda, con recirculate, con l'automazione sul filtro che si vede qui in questa schermata. Ok. Posso aggiungere un drive. Aumentare il chorus. Che si diffonde. Mano a mano che faccio le cose, lui scrive. È molto molto versatile. Ok, andiamo a sentire una batteria. Anche in questo caso una batteria molto molto semplice ed essenziale per farvi apprezzare il delay. Questo è un preset backbeat 3-4 e in modo molto semplice tolgo il link e posso andare a lavorare su questi aspetti. Posso portare dentro il dry, metto lo shape,
Ok, posso lavorare sul drive, compressione, partiamo da qui. Ok, molto versatile. Andiamo a sentire un altro preset dove lascio fisso il mix e l'eco. Ora invece vado a prendere il preset così com'è perché disabilito questa parte. Ed ecco che il reverbero fa un effetto ritmico. Bello. Anche in questo caso, anche sulle batterie, si dimostra molto versatile. Andiamo su un grain delay perché voglio farvi sentire come funziona lo spray. Ok, sentiamo questo sui singoli colpi. Questa è la grandezza del granello. Eccolo, è full. Ok, quindi questo è un granular delay. Abbasso un po' lo spread. Eccolo qua. E quando è a cordo è lungo. Ok. Ok. Se invece vado su un pitch warp, ecco cosa succede. Ok, così l'ho esasperato. Andiamo a mettere diversi valori di delay, un ottavo puntato e ad esempio qui un quarto. Ok, perfetto. E il tempo del delay è un quarto, ma diamo un ottavo puntato nel feedback, e dove abbiamo dato ottavo puntato diamo un ottavo. Se vado a togliere tutti i vari effetti, ecco com'è il delay. Ok? Eccolo. Metto un pelo di drive, caldo, senza noise. Bene. Filtro, un po' risonante. Eccolo. Ancora pitch warp, anzi andiamo su standard, con un po' di chorus, un reverbero bello lungo. Eccoci qua che arriva. Anche in questo caso è la chitarra attaccata nella scheda. E abbiamo, come al solito, il controllo su tutto il filtro. In questo caso anche il dry ci va. Ok, fantastico. Cosa dire quindi? Mi sono sforzato di fare un video breve e conciso, perché altrimenti avrei suonato, avrei fatto sentire un sacco di esempi, perché questo plugin è veramente molto creativo. E qui viene il consiglio, secondo me, più importante. Questo è un plugin, è un effetto da utilizzare mentre si ha lo strumento collegato, mentre si programma la batteria, mentre si suona un pianoforte, una tastiera, un synth, mentre si suona la chitarra, perché a quel punto il feedback non sarà più solo il feedback del delay, ma sarà il feedback, questo feedback positivo tra noi e l'effetto, e come suoneremo e come creeremo le nostre parti. Quindi, che cos'altro dire? Andate a scaricarvi il plugin, provatelo, divertitevi, e se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale. Ok, un clic sulla campanella per ricevere altri aggiornamenti. Ciao!